Forse, ecco. Eccoci. Benvenuti! Benvenuti lassù, sotto... a tutti quanti! Perché... Prego, tutti sotto al palco! Chi è perché... la maglietta? Tutti qua! È che sotto l'ombra se stava, però bisogna che... Tutti guarda Gianni! Sotto, eccoli lì, pronti! Pronti, avanti, non abbiate paura! Vai che comincia l'animazione, subito! Sta per partire Bravi. La musica! Bravissimi, ragazzi! Allora, vediamo schierati subito... È arrivato Don Gabriel! La formazione... Che anno è, Don Gabriel? Allora, vediamo subito schierati. La formazione delle ballerine della DP Animation. No, Animation. No, no, DP Animation. Animation, sono inglesi. Sopra e sotto al palco. Che vuol dire Divina Pastora Animation. Divina Pastora. Divina Pastora. Sì, sì. Avanti. E insieme a loro, in collaborazione, allora. Ci sono anche ragazze del gruppo dei Salesiani. Insieme si sono organizzate per animare All questi together. Balletti. Venite sotto al palco che Forza. Dobbiamo scaldare più di quanto sia calda la serata. Mamma mia, come se sei poetico. Oh, grazie, grazie. C'è un caldo, si schianta. Si Forza, schianta. Avanti, avanti, guarda, visto con gli occhialoni rossi. Oh, è arrivato. Guarda che figo. Allora, senti come sale. Oh. Non sale, non sale ora più. Risale. Finita. Va bene. Guarda, guarda. Ecco che sale. Umana bianca. Avanti, avanti. Vedo troppe poche maglie bianche qui davanti. Anzi, le vedo solo blu. Scusa. Ecco, forse è colpa nostra. Sì, basta. Sì. No, batti, mi fermo qui. Avanti, avanti. Perché sta Africa? Africa.
Siamo tornati, allora, eccoci qua, avanti con la prossima balletto, ma avanti, qua però è troppo vuoto qui davanti al palco, troppo pochi, forza, coraggio, che dopo abbiamo visto poche maglie bianche, quasi tutte blu, allora. E anche la Fraticelli Animation qui sulla sinistra ci è piaciuto parecchio, ma ora vediamo tutto il resto qui davanti, noi. Riempiamo la platea. Ciao, ciao Anna Maria. Qua sotto, Gingoli. Qua sotto! Forza, quarta ragazzi! Avanti la prossima! Ricordiamo che quelli blu siamo noi, quelli bianchi siete voi, quindi avanti! Forza! Dai! Seguite bene i passetti perché non sono per niente facili! Stare sul palco e comincia a ballare! Sì. Bene. Un benvenuto in tanti vari gruppi che si stanno aggiungendo. Ricordo che chi è appena arrivato deve passare sotto al tendone gonfiabile perché vi verrà consegnata la maglietta e vi verrà detto cosa fare con la maglietta dopo averla indossata, ragazzi. Esatto. Allora, bene, vedo che il bianco inizia a fiorire. Allora, indossate la maglietta, poi vi sarà spiegato tutto. Indossate la maglietta e prendete pennarelli. Prendete... No, siete bravissimi e bellissimi, bellissime, avanti. Che bello. Ragazzi, vi vedo troppo statici, venite sì. Qua davanti a imparare questo nuovo balletto. Qualcuno dice che è impossibile, ma forse no. Sei tu che non sai ballare. È gli occhiali, secondo me sono gli occhiali, rossi, sì. Va bene. È che essendo caldo ho detto, va bene. Posto. Allora, l'avete capito chi è che è veramente il winner? Continuate a ballare, lo scopriremo insieme! Tenere il tempo, questo è il vero significato del ballare insieme. Perché ballare è come andare in scena, perciò... Fuori dal cammino! Allora sai tutta? Più o meno, bene. Posso durare così ore poi. Ore, va bene, non è un problema, tu basta faccelo sapere. Allora. Ah, così mi hai tagliato il microfono. Sì. Può essere un'idea. Così mi hai tagliato il microfono. Bene. Allora, bene. Osanna. La maglietta bianca sta dicendo. Vai padre Roberto, siamo tutti con te. Guarda che tipo. Allora. Sì. Grande. Ok, perfetto. Vado. Bene. Maionese! Ballo! È arrivato Jonathan! Un applauso a Jonathan che arriva! È lì, è lui, ragazzi, è proprio lui! È l'uomo Maionese. Dell'archetto! Questa voce che parte a razzo come vuole lui è proprio Jonathan! È l'uomo dell'archetto, un uomo ballo, Jonathan Poschi! No, Jonathan. Giro! Ma ora che hai l'archetto, le frecce dove le hai messe? Va bene, avanti. Avanti la prossima. Il winner sei tu! Un applauso al gruppo dei Salesiani con la DP Animation. Allora. Animation. Scusa Giacomo, scusa. No. Siamo rimasti io e te. Bene, sì. Oh, eccoci. Sì. Bene.
Sì, dobbiamo disporre. Fammi allora prendere la mia cartella d'ordinanza. Bene, ma qui stiamo da soli, cioè non è possibile. Ma allora, vediamo un po'. Da Macerata, chi c'è? Vicaria di Macerata tutta. Macerata, tutta Macerata qui davanti. Forza, voglio vedervi. Macerata, qua. Oh. Forza. Chi è che non ha la maglietta? La vado a prendere allora, sotto al tendone gonfiabile. La Vicaria di Macerata, le parrocchie. Don Luca. Sì, allora niente. Prove tecniche. Forse. Ok, ci hanno silurati. Per fortuna. They play paradise, put up a parking lot. Pa pa pa, para pa pa. Ma questo parte da solo? Non c'ha un tasto di... No, dico... Pa pa pa. Senti questa voce. Para sì. Pa pa. Para pa pa. L'hanno disegnato così. È pezzo unico. È pezzo unico, è prezioso per questo. Ai suoi occhi. Esatto. Attendiamo l'ok. Per la libertà! 4, 3, 4! Attenzione, forse ce l'abbiamo, eh? Forse ci siamo. Pa, pa, pa. Ok, grazie. Bene, allora sembra di aver che abbiamo risolto, insomma. Sì, sembra che ci siamo risolti. Allora possiamo andare avanti col prossimo balletto, ma prima benissimo. Voglio tutti i ragazzi qua sotto. Allora, cominciamo a chiamare. Cominciamo. La Macerata, chi c'è? La Vicaria di Macerata. Macerata, alzate le mani. Tutti Macerata qua tutta. Qua ecco, sotto. Grandissimo il primo. Sotto, qua sotto. Porta, no, lassù, qui o dentro la fontana. Lassù è un punto di passaggio giusto per prendere le magliette, sotto, ma venite sotto. Tutti qua sotto. Brava Silvia. E dopo Macerata? Treia, c'è Treia? C'è Treia, un urlo! Ah, Treia, urlate, gridate, siate lieti nel Signore! Sì, mi sa che ho pescato... Sì, niente, non c'è Treia, nel c'è vuoto. Don Sergio! Don Sergio, benvenuto, da Tolentino, sì, direttamente! Ah, quindi... Allora, c'è... Tolentino, qua sotto, urlo. Eccoli, qua sotto! Forza. Dai, venite qua, riempiamo forza, la platea, forza! Allora... Chi ci manca? Recanati! Recanati, Recanati, un urlo per noi, forza! Ma che c'è della voce, su. Niente, stasera niente. Non urla nessuno proprio. Va bene, eh. Cingoli, da Cingoli. Eccola, Cingoli! Sono proprio tanti quelli di Cingoli. Benissimo. Io li voglio vedere qua sotto quelli di Cingoli però, Gli Alfieri, un po', va bene, io mi fido. Andiamo, intanto bene. Si prepara la DP Animation. DP Animation, ci presentiamo. Se no stiamo qui a discorrere. No, infatti, ma chi siamo noi? Chi siamo noi? Dove andiamo? E siamo noi, e siamo noi. Allora, intanto lui è Jonathan, per chi non avesse capito. Lui, la voce che parte da sola. La voce della DP Animation. L'archetto mancato. L'archetto senza frecce. Bene, io credo che lui sia Giacomo. Io sono, sì, anch'io. Perché? Come anche tu? Pure io. Ah, siamo in due allora. Siamo in due, siamo? Siamo i Giacomo, yeah! Per gli amici Mino. Sì, allora. Io Mini. A sto punto bisogna dire... Imprevedibile. Faccio quanto non so che fa, Questa è matematica, ragazzi. Quanto fa Mino per Mino? Mino al quadrato. Attenzione. Un applauso. Facciamo Mino al quadrato. Ecco, più o meno i lati sono tutti uguali, ci siamo. Due. Scusate. Questa piccola parentesi sì, abbastanza. Di spettacolo di basso livello, bene. Diciamo. Allora, ricordiamo a tutti di prendere le magliette, però credo che a noi ci manca una persona, sì, anzi infatti, l'ospite d'onore, che io non vedo in giro, però... No, neanche io, sinceramente. Ah, guarda, io l'ho vista. Ma tu l'hai vista? Sì, guarda. Dov'è? Sta lassù. Mica si è corta. Non ci si fila proprio? Va. Dove sta? Gli altri, dicevo, Maria Chiara, così. Tu l'hai vista, mica ma io sente. Vado sulla fiducia, perché non l'ho vista. No, sta qua su, guarda, a Fontana, dritto a me. A Fontana, sì, dritta... Sì. Vabbè. Va bene. Ah, eccola. Capito? Noi, ah, noi, non ci si fila proprio, se capito? Diciamo Maria Chiara... Niente. Ah, ecco. Ok. Allora... Abbiamo la nostra valletta di fiducia. Sì, fiducia. Insomma, noi ci fidiamo. Allora, però, ma c'è... Cioè, da dove viene? Da so, lontanissimo. Da molto lontano. Ci hanno detto che è sia l'ospite anche... d'onore. Una cosa... Ma veramente, ma un onore, veramente ma un onore. Ma guarda, la grandissima, la stupendissima, super... la superissima... Sì. Attenzione, è lei!
Aspetta un po'. Aspetta. No, forse no. No, male. No, aspetta, hai visto la scaletta? Sì, sì, io l'ho controllata, però. Guarda. No, non c'è. No, forse... Ma lei chi è, scusa? Lei? Non era prevista lei. No. No. Però va bene, dai, è simpatica. Dai, vabbè. Oh, secondo me ci accontentiamo, dai. Secondo me sa cosa fare con le magliette. Forse sì, forse anche secondo me. Però sì. Perché l'ho vista che scriveva lì, ma... Allora, innanzitutto, io sono Mina. Piacere? Mina. Mina? Devo andare via? Mina? Allora, avete visto che vi sono state consegnate delle magliette speciali? Tutte bianche, diciamo luminose, sono la luce che oggi irradia questo bellissimo parco. Un applauso a tutti quanti! Forte, facciamoci sentire! Oh! Bu. Allora, con queste magliette che cosa ci facciamo? Abbiamo ricevuto dei pennarelli colorati per scrivere noi stessi sulle nostre magliette o sulle magliette dei nostri compagni. Cerchiamo di conoscerci e dire tra di noi che cosa significa essere lieti. Che significa essere lieti per voi? Mino, che significa per te? Per me è... scegliere di essere felice. Invece Mino, tu per te che cosa significa essere lieto? L'ha già detto lui. E dai, no, scusa. Allora, ci chiamiamo uguale. Le magliette, immaginatevi una maglietta bianca dove noi possiamo scrivere che cosa significa essere felici, che cosa ci dona il sorriso. Proviamo veramente a chiedere a tutti quelli che ci sono qui sul parco che cosa significa per loro. Sì. Però questa maglietta, naturalmente, se non ve la volete mettere, c'è troppo caldo, così ci possiamo fare un sacco di cose, no? Che ci si può fare con una maglietta? Oh, voi per voi che ci si può fare? Ci giochiamo a fazzoletto? Ci giochiamo a fazzoletto, guarda, guarda. Numeri 4. Olè, bella Mino, che ci fai tu con la maglietta? Ho vinto pure io. Che hai vinto, Mino? Sì. Ma che vuoi io, tu? Mino, Mino, che vuoi fare tu con la maglietta? Mino, sta zitto. Mino, che vuoi? Mino. Che ci fai tu con la maglietta? Faccio il torero. Torero, vai, pronto. Invece con la maglietta, Mino, Mino che ci fa? Aspetta che... Mino che ci fa? La tiro al lazzo. Vai, Preso! Che ci fate voi con la maglietta? Cerchiamo di mettercela e scriverci sopra, no? Oppure, quindi, che ci facciamo? Mentre voi vi scrivete, cosa vuol dire per voi essere lieti, essere felici nelle vostre magliette, i pennarelli ve li danno sotto il tendone. Noi presentiamo il prossimo balletto, sempre della DP Animation. Carichi? Non fateci vedere tutti sotto il palco, che veloci! Che si prepara qui davanti? Marco, Lucia, Francesca, Giovanni, tutti qui sotto. Porca miseria. Come si riconosce? Forza, ragazzi. Come si riconosce? Certo, io riconosco tutti, che te pare? Ciao. Forza, tutti in mezzo. Guardate qui. Veloci. Sara. Chiara, via dall'ombra, via. Fatevi vedere sotto la luce. Qua. Forza. Vai col vacca vacca. Africa. Hey. Forza ragazzi, cominciamo a riempire lo spazio davanti al parco. Bravissimi, così. Stamina, mina, guaca, guaca, stamina, mina, saca le guas.
Grandissimi, ora sì che si è visto il vero corpo di ballo, come funziona. Sei bellissimo. Ora, prossima canzone, la dovremo ballare tutti insieme, perché se la balleremo insieme, saremo tutti più... Come saremo tutti più? Sudati! Balliamo tutti insieme, ecco la canzone, saremo tutti più uniti! Vai, tutti in mezzo! Siamo uniti, Gesù fra noi, e questo è vivere, vivere già nel paradiso. Siamo uniti, Gesù fra noi, e questo è vivere in paradiso. Passo salto! Nel fuoco d'amore, indietro! Di tante di là, tutto intorno nel fantastici. Ci siamo, bravissimi. Un applauso ai Salesiani RDP. Dopo questo primo momento possiamo incominciare? Quindi sì. Veniamo tutti qui, via la gente dai prati, veniamo tutti qua sotto? Via, sì, allora andiamo avanti Ho visto. Yeah? Che è successo? No, niente, faccio l'arme. Va bene, allora,
Intanto diamo il benvenuto a tutti i sacerdoti e in particolare a Monsignor Claudio Giulidori, il nostro vescovo. Che lo abbiamo avvistato là in mezzo alle giovani. Ecco, sta salutando. Un saluto anche al sindaco Romano Carancini, ecco che saluta vicino al vescovo. Don Egidio Tittarelli che vedo, eccolo. Benissimo. Lui ancora non è vescovo. Ma quasi, quasi, quasi. Quasi come, diciamo. Quasi come. Va bene, allora io però voglio vedere tutta la gente in mezzo perché dobbiamo cominciare e non voglio vederli spersi nei prati. Esatto, però bene, ecco, un attraversamento c'è, però va via così. Ciao. Sembra che allora, preferiscono però, l'ombra. Io credo sì, profondamente che se io chiamo il gruppo, perché ci sono questi strumenti, ma qui se non c'è qualcuno che suona non lo vedo. C'è poco da fare. Allora, non vedo, no, li vedo, ecco, li vedo. Vedo anche Alessandro, che però è arrivato. ecco, allora, si stanno avvicinando, grazie Gianni. Ho scritto, dunque, però, non gli guardo mai. Allora, do la parola a Mino, danza polacca. Allora, con la collaborazione del gruppo dei Salesiani, della Divina Pastora Animation, venite tutti qua sotto e ci mettiamo a coppie. Tutti a coppie, attenzione. Voglio un po' di coppie qua, un po' di coppie qua, un po' guarda laggiù, qua bravissima, in mezzo. Anche sui prati, mettetevi anche in piedi a coppie. No, non si può dire. Fatelo in due. Allora. Allora, fate una zona a coppie là, in quell'angolo laggiù di prato, anche una qua. In mezzo, mettetevi a coppie e con quelle coppie formate dei cerchi. Bene. Fate un cerchio qua sotto, alla mia destra, un cerchio formato da coppie, un altro cerchio formato da coppie qua alla mia sinistra, qua sotto il palco. Un cerchio qui in mezzo, vedo che già si sta formando, sempre formato da coppie, guardate come si sono messi gli animatori e voi mettetevi a coda dietro. Ma dopo si fa tutto. Dopo ti saluto, sto impegnato. Allora, sono pronti i cerchi? Ce l'abbiamo i cerchi o anche ovali, un qualcosa simile che possa girare. Una palla. Ok, alcuni cerchi già li vedo pronti. Devono essere fermati da coppie, messi una coppia davanti all'altra il cerchio, eh? Così, guardate il palco, guardate. Chiudete il cerchio. Cioè, i cerchi chiudeteli dopo un po'. Ok, ora vi spiegheremo quali sono i passi della prossima danza che faremo tutti insieme. La cosiddetta danza polacca. Non bisogna parlare in polacco, bisogna solo ballare. Regolarmente in italiano si balla. Allora, i passi sono questi e sono molto semplici. Guardate le coppie sul palco. Sono... in un verso, quattro passi in avanti e quattro passi indietro. 1, 2, 3, 4, giratevi. 1, 2, 3, 4, sempre nello stesso verso. Poi, nell'altro verso, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quindi due volte, in avanti, 4 all'indietro, 4 in avanti e 4 all'indietro. Ora, lo proviamo tutti insieme, col ritmo mio. Pronti? 3, 2, 1, in avanti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bravissimi. Nell'altro verso, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No, se prima girate in senso orario, l'altro verso è il senso antiorario, eh? Non è che dovete continuare in senso orario. Poi, fatti questi passi. Fatevi vedere ora frontali. La coppia fa così. Dentro, fuori, scambio. Dentro, fuori,
scambio e la ragazza o il ragazzo che sta all'esterno passa al ballerino che sta davanti e si scambiano. Capito? Quindi il cerchio esterno gira ogni 8, altri 8 e il salto si cambia, ok? Proviamo con la musica. Adesso ve lo dico io quando si parte, eh? Non si parte subito. Ascoltatela bene, eh? Attenzione, ve lo do io il conto. Time out, one moment, falso allarme. Può succedere. Quando si alza un braccio dalla regia, io vado che è un amore. Intanto un applauso a chi sta indossando la maglietta bianca adesso. Giacomo, sei bravissimo. Grazie, anche tu, prego. Anche se non ti vedo. Sto qui. Oh, ciao. Ciao. 3, 2, 1, parte la canzone. Ok, buoni, eh? Ci siamo, eh? Saltellate sul posto! Aspettate! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, salto indietro, salto in fuori, cambio, salto indietro, salto in fuori, scambio, quello esterno va davanti. Bravissimi, ci siete quasi, eh? Salto indietro, salto in fuori, scambio, salto indietro, salto in fuori, scambio. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Questo è il ritmo, bravissimi, vedo che è andata alla grande. Mino, come stanno andando, Mino? Benissimo, proprio, guarda. Vanno a bomba, Mino. A bombazza. Per ora vedo due cerchi attivi. Ne voglio altri attivi. Da notare, Mino. Cintoli qua fra un po' è attivo. Mino. Da notare un polverone. Il polverone, guarda il polverone che sta già. Nooit mag ik je pintje drinken, nooit mag ik je vrolijk zijn. Nooit kan ik iemand beschinken met een glaasje bier of wijn. Was ik nog, nog. Vedo che sta prendendo forma il cerchio di cingoli. Un applauso, andiamo, un applauso andiamo. Al cerchio di cingoli. Mamma mia quanto siete belli! Per finire, un applauso a tutti. Siete quanti, stati... siete stati fantastici, bravissimi, bravissimi proprio. Allora, per urlo, ma la vogliamo allora... bissare? Sì. No, sì, no, attenzione, no. C'è stato un... No, sì. Qui sotto fanno 9, prego. No. Sì, dove Beh, sì? Me la qualcuno... rimetti da capo? Ragazzi, dove sta? Chi è? Dove sta Jonathan? Non lo Eccolo. Sei? Attenzione, la risento? La sto risentendo? Abbiamo perso attenzione. I cerchi, no, spero! È lei? È lei! È proprio lei, ragazzi! Cingoli! Cingoli, ora vi voglio attivi! Cerchio, cerchio, cerchio! Pronti! 3, 2, 1! 1, 2, 3, 4! Avanti! Vai, anche i cerchi fai da te ci interno, piacciono! Interno! Interno! Esterno! Cambio! Vivo un oro nel mio
facciamo avanti. Anche noi. Alla prossima, Interno, esterno, vai. Interno, esterno, ci siamo pure noi. Veramente fantastici, Lupolverò dimostra che siete stati fantastici. Grande. Ma allora l'aria si fa calda. Ok. Basta. Silvia dice basta, anche se la vorrebbe fare almeno altre 5 volte 5, questa canzone. Bene, sei, allora io direi che è il momento di dare ufficializzazione a questa giornata mondiale della gioventù, il cui tema per quest'anno è siate lieti nel Signore, come vedete potete leggere. Siate sempre lieti nel Signore. Dai, abbiamo anche le vallette spontanee. Bene, ora credo che sia venuto il momento di accogliere qui sul palco il nostro vescovo, il nostro pastore Monsignor Claudio Giulio Dori. Lo accogliamo con un applauso ed un ringraziamento. Il sindaco no. Eccolo che si sta propinquando, ecco, bene, al palco. Intanto ecco, accogliamo anche Maria Chiara che è venuta prima del vescovo, ha detto ecco. Eccolo, sta salendo le scale, bene. Attenzione. Sembra è in una veste un po' particolare. È tutta... Eccolo qua, un applauso per Monsignor Claudio Giulio Dori. Allora, tutti i gruppi che stanno all'ombra, veniamo qua seduti qui sotto al palco. Al sole, giustamente, perché la luce bacia il sole, bacia i belli, si dice. Ah, no. Ah, già siamo scusati. Dai, dai. Aspetta però. Allora, diamo il benvenuto al vescovo. Raga, che succede? C'è qualche problema? Tremolate un po' tanto, ma perché tremate? Glielo dici tu? No, dillo tu. Sto un po' teso, sta il vescovo. Ci abbiamo le gambe che fanno Giacomo. Risata! Allora, Mino e Mino li ringraziamo. Passiamo la parola al nostro vescovo, che ci dà il benvenuto a tutti quanti. Buonasera e benvenuti a tutti. Il tema di questa giornata della gioventù è siate lieti nel Signore, e credo che il Signore già ci ha dato un segno straordinario, una serata bellissima, un tempo formidabile, proprio per stare insieme e fare festa. Quindi io intanto farei un applauso al Signore che ci ha dato questa bella giornata e lo ringraziamo davvero perché possiamo goderci questo incontro. Poi per me è una triplice gioia
quindi è una gioia al cubo. Primo motivo è di stare con voi e di vedere una partecipazione così bella, numerosa, forse anche un po' la prima volta che ci ritroviamo tutti insieme, le vicarie, le parrocchie, i movimenti, le associazioni. So che avete lavorato tantissimo e soprattutto avete lavorato tutti insieme, quindi un applauso, un grazie a tutte le vicarie, a tutte le associazioni, a tutti quelli che hanno lavorato per questa serata insieme. Secondo motivo, e che forse qualcuno lo ricorderà, di questo stesso giorno, 31 marzo, di 5 anni fa, entravo come vescovo in diocesi. E iniziava questo cammino insieme che ha visto spesso i giovani protagonisti, soprattutto nelle giornate mondiali, a Sydney, magari non moltissimi, ma ben rappresentativi, e poi soprattutto a Madrid. Eravamo l'estate scorsa a Madrid, oltre 600 della nostra diocesi, quindi una grande partecipazione, una grande festa che continua, e io sono grato al Signore, grato a tutti voi e a tutta la diocesi per questa esperienza così ricca di questi 5 anni così particolarmente belli e intensi. Quindi grazie per questi 5 anni insieme. Ecco, il terzo motivo della gioia è che so che questo momento non è un fungo, non è a caso, non è solo un'occasione sporadica, ma è un appuntamento frutto di un cammino che tutti nei propri luoghi, nei propri gruppi state facendo. So che è un cammino molto impegnativo, è un cammino che vogliamo anche trasmettere come testimonianza ai più giovani. Questa mattina, oltre all'incontro con la scuola San Giuseppe, che ha presentato i bambini delle elementari, un bellissimo spettacolo sul beato Giovanni Paolo II, poi sono stato con i ragazzi di terza media della scuola vicino a Santa Croce, erano oltre 200 ragazzi, tutti di terza media, e nessuno, pochissimi, avevano fatto la cresima, perché faranno la cresima nei prossimi anni, e c'è un cammino, come sapete, che sta accompagnando i giovani non solo per la cresima, ma proprio per affrontare in modo nuovo l'adolescenza e la giovinezza. E quindi è un impegno di tutti noi, dei giovani, dei più grandi, a testimoniare verso quelli più piccoli e a camminare tutti quanti insieme. E mi sembra che il Signore ci sta facendo dei doni straordinari, e quindi anche questo è un motivo di grande gioia per poter camminare e crescere insieme, con lo sguardo già rivolto verso Rio in Brasile prossimo anno, giornata mondiale della gioventù. Quindi insieme, avanti, con grande gioia per fare festa con il Signore e tra di noi. Grazie, buona serata, poi ci vediamo insieme nel cammino in cattedrale. Grazie a Sua Eccellenza Monsignor Claudio Girodori. Accogliamo ora il vescovo romano... Sì. Un altro. Scusate. Lapsus. Fatto la gaffa. Lapsus. Allora, ritorniamo un allora, po', torniamo coi piedi sul palco. Accogliamo il sindaco Romano Carancini. Fatto un attimo una gaffa, signor sindaco. Buonasera a tutti. Sinceramente non mi aspettavo questo invito di fare un saluto, ma lo faccio davvero con tantissimo piacere. Anche io dico qualche grazie, pochissimi, nel senso che non voglio rubare il tempo, ma grazie intanto da parte della città di aver popolato con uno spirito gioioso questo luogo. Quindi un benvenuto e un grazie a tutti voi che vi siete ritrovati dall'intera provincia, dalla diocesi più precisamente, in questo luogo maceratese che spero vi possa accogliere e vi far iniziare questa giornata, nella giornata mondiale della gioventù, nel migliore dei modi. Vi ringrazio perché si sente, si percepisce
una grande volontà di vivere. Quello che posso dire dal mio punto di vista è che abbiamo bisogno dei giovani. I giovani hanno un ruolo in questa società, in questa fase difficile in cui molto spesso alcuni valori si rischiano di perdere, abbiamo bisogno del vostro impegno. Quello che voi testimoniate attraverso questo incontro, attraverso il vostro cammino personale e attraverso quei valori che cercate di interpretare e testimoniare quotidianamente sono per noi istituzioni un punto di riferimento importante. E quindi, come dire, l'invito e l'appello che faccio a voi, continuate a impegnarvi tra di voi e all'interno della società per testimoniare i vostri valori. Per noi è assolutamente fondamentale, perché senza questo spirito, che è fatto naturalmente di giovani, ma anche di persone che non hanno più un'età giovanissima, con lo spirito di servizio, di aiuto e soprattutto di solidarietà, noi abbiamo un po' di speranza. Questo credo che sia importante, quindi grazie per questa bellissima testimonianza. Io credo, senza voler essere tacciato di troppo, credo che tutto questo o questa forza, questo spirito non ci sarebbe se non ci fosse stato il Vescovo Giuliadori, che in questi 5 anni davvero ha trascinato questa diocesi e direi l'intero mondo di questo territorio ad uno stimolante confronto sui problemi appunto della nostra città e delle nostre città. Quindi un grazie anche a lui e naturalmente contiamo che questo confronto, sempre, come posso dire, fondato sulla forza e sulla lealtà tra le persone, possa continuare. È per me, sindaco di questa città in questo momento, sicuramente un fattore determinante rispetto alle scelte che noi ci accingiamo a fare. Il terzo grazie è un buon compleanno a lei per questi 5 anni. Io credo che il Signore, per chi ci crede come me, credo che non sia casuale, insomma. 5 anni qui nei giardini, nella giornata mondiale della gioventù, credo che non sia casuale. Quindi mi fa immensamente piacere farle questo buon compleanno da parte dell'amministrazione comunale e da me personalmente. Vi auguro di trascorrere questa serata così come l'avete iniziata, magari trasformando la vostra gioia, il vostro spirito anche in momento di riflessione. Noi in amministrazione, nella piazza centrale, vi abbiamo voluto dedicare una cosa importante. Abbiamo esibito tutti gli stendardi del Comune di Macerata per, come dire, ringraziare per quello che state facendo. Io sono convinto che il vostro spirito riuscirà a contagiare altri giovani, è assolutamente fondamentale. Ora io vi ringrazio, vi saluto perché vado a un altro giovane da mio figlio e quindi vi auguro buona serata a tutti, buona festa, viva la giornata mondiale della gioventù e avanti tutta. Grazie signor sindaco, nonché vescovo ormai, no? Scusate, io non ho ringraziato un'altra persona. Credo che Luca Beccacece meriti un grande applauso. Porca miseria, mi sono dimenticato. Luca è un grandissimo, è stato anche un grandissimo calciatore da giovane alle mie dipendenze. E quindi grazie anche a Luca. Grazie. Mister, eccolo. L'allenatore di calcio, capite? Grazie. Ringraziamo il sindaco per aver presentato. Grazie. Luca Beccacece, ci ha evitato un problema. Grazie. Bene, prego. Sì. Prego. Va bene, allora un saluto al volo perché dopo bisogna scatenarsi. Allora, dato che abbiamo 40 minuti di scatenamento continuo, dico solamente benvenuti a tutti, grazie di essere qui. Ringraziamo il Signore perché ci ha donato questi 25 gradi, questo sole, questa giornata eccezionale. Anch'io mi unisco con tutti voi per gli auguri al nostro vescovo,
poi li continueremo a fare a voglia, adesso ce le proporranno, vedremo un po'. Ci avremo varie cose per fargli gli auguri per oggi e dico solamente questo, che faccio una piccola... Dico solamente che chi stava in Spagna si ricorderà che il Papa, ecco il senso per il quale noi siamo qui, il Papa ha detto, precisamente quella domenica, quel 21 agosto, ha detto questo, che seguire Gesù nella fede è camminare con Lui nella comunione della Chiesa. Non si può seguire Gesù da soli. Chi cede alla tentazione di andare per conto suo o di vivere la fede in maniera individualistica, corre il rischio di non incontrare mai Gesù Cristo. E allora ecco, dice, non è possibile incontrare Cristo, non farlo conoscere agli altri. E oggi, nel messaggio di oggi del Papa, proprio per questo Sabato delle Palme, per questa giornata mondiale 2012, siate sempre lieti nel Signore, ci dice così, che siate, cari giovani, missionari della gioia, testimoniate per voi per primo il volto gioioso e felice della fede. Ecco il senso delle magliette che avete ricevuto. Scrivetevi uno con l'altro attraverso i pennarelli il senso, cioè domandate all'altro, chiedimi se sono felice. Qual è il senso della tua felicità? Scrivetevelo, perché rimarrà impresso e sarà un dono che fate a ogni ragazzo, ogni amico che incontrerete. Buona festa, divertitevi e credete al Vangelo. Grazie Luca. Allora, prego, scusa, non volevo toglierti la parola. Allora, io credo sia giunto il momento di dare vita a questi strumenti. Quindi accogliamo con un applauso e in piedi. Non è come ha messa, questo, però li accogliamo piano ma forte. Piano ma forte. Gli Zio Planet, ripetete, Zio. Insieme. Zio. Zio. Attenzione, arriva giuro, Silvia, urlano però, Silvia al basso. Sì, da sola, meno, da sola, sì. Costanza, voce e tastiera. Gianni, chitarra solista e voce. Maria Chiara, voce. Daniele, chitarra acustica. E da ultimo, ma non ultimo, Marco alla batteria. Yeah. Non so. Allora, loro ci presenteranno insieme a sempre i ragazzi della DP Animation. Animation! Scusa, Giacomo. Scusa. E insieme ai ragazzi della DP Animation. E al gruppo dei Salesiani alcuni brani partendo da... Cioè, se mi sbaglio, correggetemi. Tu sei prezioso. Vero? Sì. E poi abbiamo... La strada si apre. La strada si apre. Ragazzi, okay, ragazzi, come allora, siete? Siete caldi? Siete carichi? Siete pronti? Caldi abbastanza. Siete abbronzati? È da stamattina che fate il sound check. Vi sarete abbronzati, allora, no? Maria Chiara, mi raccomando, fai il tuo dovere. Eccoli, sento gli strumenti, sentite, sono caldi. Noi siamo prontissimi, ma penso che non l'abbiamo fatto prima, ma penso di rappresentare il pensiero di tutti nel fare un tanti auguri al nostro vescovo Claudio. Auguri. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri vescovo Claudio, tanti auguri a te. Allora, ci siamo scaldati l'ugola e ora partiamo con la Ziu. Ecco, partiamo con la strada si apre. Mi raccomando, è pubblico, non era pronto. La Ziu. Plane. Oh, ma che è sto mosciume, ragazzi? Niente, ancora non si ricordano. Ziu. Planet. Oh, andiamo. Thank you.
La prossima è Tu sei prezioso. Grazie, sì! Vi invitiamo a cantare il papparurù, attenzione, eh! Quando c'è il papparurù, cantate papparurù. Il papparurù. Papparurù. Le parole potete impararle benissimo da voi e sono papparurù, papparurù, papparuaru. Mazza se è facile! Let's go! Papparù? Paura. Ah no, papparurù. Bye.
Fantastici! Un applauso alla Zoo Planet Band. Fantastici, Zoo Planet, ancora un applauso. Con la TP Animation. Sì, venite pure qua, fate presenza, siete belli. Allora, innanzitutto due saluti a chi è arrivato adesso, gli ultimi arrivati che sono sempre i benvenuti. Che rima fantastica. È vero, poi, che te lo dico a fa? No, infatti non me lo dico, non è vero. E soprattutto anticipiamo la presenza di Padre Roberto, che è qui tra noi, ascolteremo e ascolteremo la sua testimonianza durante la nostra processione verso la cattedrale fra Rudy, che lo accompagna, quindi una presenza importante dei nostri frati francescani. La parola adesso a Giacomo. Adesso vi presento una ragazza che è già presente qui sul palco, quindi ve la faccio vedere, si chiama Sara, che ci presenterà un evento, un grande evento che si verificherà nelle Marche il prossimo 29, 30 aprile e 1 maggio. Ma parola a Sara. Allora, ciao a tutti, sarò brevissima così poi continuiamo a ballare. Allora, vi do un po' di numeri e un po' di date, così sarò breve. Innanzitutto, quando ci sarà questo forum del Movimento Giovanile Salesiano, cioè raccoglie tutti i giovani delle opere salesiane, il 29 e 30 aprile e 1 maggio, per la prima volta, dopo Roma nel 2009 e Firenze nel 2010, sarà qui nelle Marche, in 5 città, Macerata, Ancona, Porto Recanati, Civitanova e Loreto. Arriveranno da tutta l'Italia centrale, quindi dalla Liguria, dalla Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche, e anche dalla Sardegna, qualcuno dalla Sardegna, e Molise qualcuno, qualche rappresentanza. Circa 2500 giovani, e quindi saremo abbastanza. Quindi a Macerata ospiteremo circa 600 ragazzi, quindi vedrete sicuramente la città, il centro storico in base da giovani quei tre giorni. Siete invitati anche voi, e per iscrivervi manca poco, perché le iscrizioni scadono la prossima settimana, e potete iscrivervi cercando su Google Forum MGS 2012, trovate tutte le informazioni, oppure chiedete a me o a Giacomino che organizziamo. Ok. E cosa si farà? In poche parole, ci saranno dei momenti di divertimento e di festa, come oggi, ci saranno anche loro, gli Zoo Planet, e le ragazze che avete visto con la maglietta blu che hanno ballato qua in mezzo a voi, ci saranno dei momenti di gioco e ovviamente ci saranno dei momenti di spiritualità e di preghiera. Perché facciamo questo forum? Lo stesso motivo per cui è stato fatto quello a Roma nel 2009 e Firenze nel 2010, lo stesso motivo per cui tanti giovani sono andati a Madrid lo scorso agosto e lo stesso motivo per cui tanti giovani sono riuniti qua. Facciamo sentire la voce dei giovani, diamo testimonianza del fatto che si può stare insieme, divertirsi in allegria e in gioia, uniti dalla fede. Quindi noi possiamo essere testimoni di questo come lo siamo adesso. E protagonisti del forum saranno anche due giovani che avete visto qua in mezzo a voi. In modo particolare chiamo sul palco Francesco Vecchione, che tutti conoscete. È lui infatti che ha scritto la musica e il testo dell'inno che accompagnerà tutti i tre giorni di forum. Ma tutti lo conoscono? Penso. Chi è che non conosce Francesco Vecchione? Io. C'è qualcuno, una mano. Ma, due mani alzate. Va bene, conoscono solo loro. Va bene. E lui è uno scrittore di musica e testo dell'inno del forum di Firenze. E questo è il mio secondo inno, esatto, che emozione. Esatto, quindi... Ma quest'anno ho collaborato con... Allora, presentali tu, vai. Allora, il chitarrista Filippo e l'altra voce che canterà con me, Lucia. Ok, io finisco qua, vi ricordo che le iscrizioni scadono sabato prossimo, per informazioni su Facebook o su internet, forum MMGS 2012. E allora vi aspettiamo tutti al forum. Con Francesco e Lucia, li vedrete che canteranno dal vivo. Prego. Allora, la canzone si intitola Alla sorgente dell'amore, che è l'inno, cioè che è il titolo dell'evento. Quindi, Alla sorgente dell'amore... Ascoltatela e diteci cosa ne pensate, è la prima volta che ve la facciamo ascoltare. Sarà anche su YouTube e in giro. Partiamo. Allora.
oltre il buio che si dissolverà, e una via di speranza ti porterà alla sorgente dell'amore, dove tu mi difenderai e la voragine del cuore come tempesta inonderai. All'origine dell'amore l'infinito dimora in me. Grazie. Bravi. Vi aspettiamo 29 aprile, 30 aprile e 1 maggio al Forum. Trovatelo su internet. Bravi! Facciamo un grande applauso ancora ai nostri amici Francesco e Lucia. E grazie anche alla band che ha arrangiato l'inno in modo nella sala di registrazione professionale. Okay. Presentatori? Mino e Mino! Mino e Mino e... Parola ai presentatori! Stanno arrivando. Ci siamo quasi, eh? Siamo all'ultimo blocco, di animazione, quindi finiamo di scatenarci con questo momento. Sta arrivando Mino. Ah, ok, c'è la gag. Attenzione, attenzione. Adesso alta scuola di calcio, vedremo perché. Attenzione, vedo. Abbiamo un ospite speciale adesso. Ci sarà una gag da, diciamo, da Zelig? Un ospite speciale. Le bandiere sono pronte. Allora, dopo lo facciamo. Le bandiere sono pronte, la maglietta c'è. Si sente? Il microfono, a posto, prendete allora. Questo se volete. No, no, c'era... Allora, adesso presentiamo un ospite, diciamo, veramente, ecco, speciale, oserei dire mondiale quasi, e lo vedo pronto, non lo so, sì, no, forse, mi fa sì con la testa, accogliamo... Tra di noi, con un calorosissimo applauso, signore e signori, ragazzi e ragazze, Cristiano Ronaldo! Eccomi! Ma come gioco qua a palla, guarda quanto sto bravo! Tunnel! Sì, ma... Quasi! È no. Mio! Ma po- no! No, basta! Tocche de mano, tocche de villano! No, basta! Oh, allora, guarda tu! Saluta sta gente! Ciao belli, ciao! No, che ciao belli! Saluta! È una di, io una Cristiano di oggi, Ronaldo, cristiani. Sono numero 7, non c'è il 7. Non c'è il 7, sulla ma fiducia. Non c'è, sulla fiducia. Sì, allora, sei contento, sei felice, sei lieto? Sto molto contento. E stoi? Sto molto contento di stare qui. Ok. Perché la diocesi di Macerata ha escucito molto dinero per avermi qui. Va bene. Quindi sono molto contento. Allora, ma ascolta, applauso a... Cristiano Ronaldo. Senti, c'ho... niente, no. Dove la bola? La bola? No, basta con sta... Ah, mo che fai? Allora. Vai. Ferma, allora, bola, ferma. Allora, bene, sei contento? Ah no, questa te l'ho fatta. Abbiamo già risposto. Sì, scusa. Allora, ma tu l'anno scorso, no? Sì. Agosto. Oh. Ah, agosto. Agosto, c'eri a Madrid? Come no? Come si dice in spagnolo Madrid? Ama Madrid. Madrid. Bravo. Madrid. Allora. Sì, c'ero, come no? Ah, perché tu vedi? Mi stavo allenando col Madrid. No, aspetta. Perché c'era tutta sta gente? Dicono che. Dicono? Qual è il verbo? C'erano? Ci fossero stati? Ci furebbero. Ci furebbero 2 milioni di persone, 2 milioni di giovani. Ma perché secondo te? Ma era per la GMG? Oh, ma allora te lo ricordi bene? Perché te lo ricordi? Scusa, ma. Ma andavo allenamento, era pieno, il traffico tutto bloccato, i giovani bloccavano tutto, hanno dovuto scioperare la prima giornata. Ok, questo non eravamo piaciuto. Allenati. Hai scucito il Real Madrid per... no, non hai scucito. Il Real Madrid escuce sempre. Escuce sempre, va bene. Vai. Avanti, allora, sì. E quindi, ma sai, c'è, l'anno prossimo c'è un'altra GMG, lo sai, 2013. Dove? Ma in Brasile. Brasile? No, come? Brasile. Brasile? Brasile. Sì.
Sì. Sì. Perché io so portoghese, parlo spagnolo perché gioco Real Madrid, ma so portoghese. Portoghese. Oh, vengo. Okay. Ah, che non capisco. Brasici parla portoghese. Portoghese. Ah. Allora, come, qual è una cosa tipica del portoghese? Facciamo samba. Facciamo samba, sambiamo. Facciamo samba. Allora, ma samba? Prima ho una mia samba. C'ho quasi miei di samba. Allora, mi serve una... Una valletta dal pubblico. Una valletta. No, una persona dal pubblico. Una valletta. Che è anche valletta. Anche un po' attenzione, bonici. Sta arrivando, ecco. Ecco la valletta dal pubblico. È lei, è lei, è lei. Ci dobbiamo accontentarci pure oggi. Allora, ce la dirò. Ci dobbiamo accontentarci. Bene, allora seguiamo. Allora, ci sono quattro panci. Quattro panci. Semplici, semplici. Va bene. Primo pancio, salutare Madrigi. Saluta, saluta Madrigi. Ripetete con me, salutare Madrigi. Saltare sull'aeroplanonci. Saltare sull'aeroplanonci. Attraversare oceanonci. Arrivare in Brasigi! In Brasigi! In Brasigi! Bene! Ti è piaciuto samba? Benissimo, ma che samba è, scusa? Che come che samba è? Che samba è? Che è strana! È samba Arcamo por Rio de Janeiro! Ecco, un applauso alla battuta che ha fatto! Brasigi! Na 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 na! Vai col trenino! Na 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 na! Na 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 na. Vai con la batteria, improvvisa. Vai col jazz. Na 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 na. Vai, andiamo, vai con Brasigi, andiamo. Il mio treno è un po' cortissimo. Ci attacchiamo a Quenji. Ecco. Andiamo. Ottimo! Bene! Ok, bravi ragazzi! Un applauso a voi! Un applauso. Agli Zio Planet, a Giacomino Berardi che ha pensato sta cosa alle 10:30 di mattina in 20 minuti, vero? No? Non c'è niente da fare. Bene, io credo che gran finale sia giunto ora il momento del gran finale, perché è tre pezzi. Okay. Tre pezzi per il gran finale. Allora, io anche di più. Io sono a pezzi proprio. Sei a pezzi, io sì. Famo 4-5. Vai. Allora, vi invitiamo di nuovo a venire sotto al palco. Vai a che seguire. Concludiamo alla grande questo momento di allegria e spensieratezza. Con la Ziu. Allora, dove salza un'onda? No? Niente, non sono reattivi stasera. La tua storia nella mia? Dove salza un'onda e scatenate la gioia. Scatenate la gioia da ultimo. Seguiamo come sempre gli amici del... no, la tua storia. Ok, una delegazione della Divina Pastora, allora, Mission qui sul palco insieme. Esatto, seguiamo ancora questi un ragazzi della delegazione. Almeno lo seguiamo. Ecco, abbiamo tre volontarie molto spontanee, diciamo. Molto, moltissimo. Ci siamo? La band è pronta, la band? Are you ready, band? Yeah. Ready you are, band? Let's rock, band. Yes, yeah. Posso andare così avanti per due ore? Posso? Bene, ci siamo. Pronti? Storia nascosta nelle sabbie del tempo, sussurrata all'uomo di vento, parla dell'alleanza tra un popolo e Dio, parla della speranza che vivo anch'io. È una storia che parla a tanto come me.
con te. Storia della mia storia voglio scrivere. Voglio dare sapore al mondo ed essere felice. Sulle mani! Voglio scoprire il mio perché vivendo la tua promessa e camminare sempre insieme a me. Sino
Bravi ragazzi! Bravissimi. Ragazzi, allora, siamo pronti per il gran finale? Tutti pronti? Non ho capito bene se siete pronti. Siamo pronti per il gran finale, sì o no? Gianni, eccolo. Gianni! Ma qui vedo un po' vuoto qua davanti, avvicinatevi! C'è un po' di vuoto! Coloriamolo di marrone! E facciamo venire i due carissimi amici! Un applauso! Che balleranno e salteranno con noi! Padre Roberto e Fra Rudy! Non possiamo non finire un momento di festa come questo, ringraziando tutti e con l'ultimo canto che Scatenate la gioia. Vai! Scatenate! Siete chiusi dentro, venite qui tra noi, qualcosa sta accadendo, qui non piove, qui c'è solo sole, fate in fretta, mancate solo voi. Yeah.
applauso a tutti! Un applauso agli Zio Planet, padre Roberto, Fratrudi, Roberta e Linda. Ok, allora, credo che la gioia si sia scatenata e ora credo sia arrivato il... sì? Sì? Credo sia il momento di dare lo spazio che questa gioia merita, lo spazio giusto. Per questo motivo chiamo qui Don Emanuele, diacono. Chiedo a tutti gentilmente di sedervi. È un fan club, Emanuele. Allora, stai dietro. Sì. Bene, allora, innanzitutto alcuni ringraziamenti. Ringraziamenti ai tecnici del suono che hanno messo... Un applauso anche per loro che hanno messo a punto il tutto perché la voce di chi suona, di chi canta, di chi parla arrivasse a tutti. Un grazie a chi ci dà la possibilità di stare in diretta streaming sul sito della nostra diocesi. Grazie a voi ragazzi, un applauso. Grazie a tutti gli intervenuti, al gruppo dei Salesiani, al gruppo degli scout che ha preparato il momento della distribuzione e delle magliette. Un grazie al gruppo della DP Animation che vedo sparso, che però c'è presente e si è fatto ben vedere. Un grazie a Giacomo, mio compagno e maestro. Anch'io ringrazio Giacomo. Grazie. Il mio mentore. Esatto. Ringraziamo anche gli Zio Planet che hanno veramente scatenato la gioia e come vi anticipavo chiamo qui a Don Emanuele Marconi per introdurci tutti alla processione, alla benedizione delle palme che ci guiderà verso la cattedrale. Lascio la parola a Don Emanuele. Bene, mazza si fa forte. Allora, abbiamo vissuto un momento bellissimo, penso, no? Anche di gioia, siamo stati insieme, mi colpiva quello che è lo slogan, un po' il motto di questa giornata mondiale della gioventù, che dice siate sempre lieti nel Signore, essere lieti, stare felici. Quello è quello che questa cosa la cerchiamo tutti noi, stare felici. In fondo quello che vogliamo noi, quello che vuoi tu, è essere felice. E qui dice siate sempre lieti, che non è una gioia di un momento, non è una cosa così di un attimo, ma è una cosa, è uno stato dell'anima, è una cosa che ti rimane nel cuore. Stare lieti nel Signore, avere questa gioia. Allora per questo, per avere questa gioia, noi adesso andiamo in processione e accompagniamo Cristo in processione. Questo che vuol dire? Questa gioia ce la dà Gesù Cristo. Allora noi adesso faremo come Cristo, che è entrato nelle mura di Gerusalemme. Cristo sale a Gerusalemme e a Gerusalemme morirà e risorgerà, così che il suo spirito ci può dare questa gioia a tutti noi. Adesso allora noi benediremo le palme e poi entreremo nelle mura di Gerusalemme. Dietro a noi ci stanno le mura di Macerata, se voi vi girate, ci stanno le mura della città. Immagina che quella sia Gerusalemme e noi entriamo là, dentro le mura di Gerusalemme. Accompagniamo Cristo con le palme, cantando, battendo le mani. Ecco, adesso io vi invito, adesso canteremo il Santo per iniziare questa celebrazione. Bisogna che tutti quanti un po' ci raccogliamo, che veniamo più avanti. E stiamo un po' in silenzio. Coraggio, venite più avanti, anche laggiù in fondo. Allora facciamo un momento di silenzio e inizieremo questo momento con la benedizione delle palme. Per cui adesso canteremo il Santo, perché quando Cristo entrava a Gerusalemme, tutti gli dicevano Santo, Santo, Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E così noi canteremo il Santo. E mentre cantiamo il Santo, prenderemo le palme, così che poi il Vescovo le potrà benedire e poi insieme partiremo in processione verso la cattedrale. Cantiamo.
accompagniamo il gesto delle palme con il canto Osanna. Osanna, Osanna, Osanna al Cristo Signore. Osanna, Osanna, Osanna al Cristo Signore. Santo, santo, Osanna. Santo, santo, Osanna. O Signore, sono pieni di te, i cieli e la terra, o Signore, sono pieni di te. Osanna, Osanna al Cristo Signore, Osanna. Benedetto colui che viene nel nome tuo Signore. Osanna, 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 Osanna Cristo Signore. Santo, ci raccogliamo nel silenzio, ci possiamo avvicinare più possibile al palco, grazie. Adesso davvero entriamo nel silenzio, accompagniamo questo gesto proprio con il raccoglimento e per vivere davvero nella preghiera questo gesto della benedizione delle palme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli carissimi, questa assemblea è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità, fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce, per essere partecipi della sua risurrezione. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici quest'acqua e questi rami di ulivo e concedi a noi, tuoi fedeli, che accompagniamo esultanti il Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo e gli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ora alzate le palme, i rami di ulivo e li benediciamo.
qui. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Parola del Signore. Iniziamo con questo gesto la settimana santa, la settimana che è il centro dell'anno liturgico, la settimana che getta luce sulla nostra vita, la settimana che ci permette di ripercorrere tutte le vicende della nostra personale esistenza. Ed è una settimana che inizia con la festa, con la gioia, e si conclude ancora con una gioia immensa nel contemplare il Cristo risorto. La festa di chi sa che il Messia, il Dio fatto uomo, il Salvatore è in mezzo a noi, cammina con noi e soprattutto ci testimonia l'amore del Padre, donando la sua vita. Dalla gioia alla gioia, ma passando attraverso la passione e la croce. Mediteremo soprattutto nei giorni del venerdì e del sabato il mistero drammatico, il mistero insondabile di un Dio che si annienta nel dono della vita, perché da questo dono, come il chicco di grano, se non muore non porta frutto, se l'amore non si fa dono, non è amore, non genera vita. E così il Signore è venuto a rigenerare ogni cuore, ogni esistenza umana, a riaccendere la speranza, a ridare la pienezza della vita. Iniziamo con la gioia di sapere che il Signore è con noi e ci guida. In questo travaglio, in questo passaggio difficilissimo, ci lascerà però un segno fondamentale che è pane per il nostro cammino, l'Eucarestia, il Giovedì Santo. Con questo pane sappiamo di poter attraversare anche il buio, la tenebra, il dolore della morte. È un passaggio difficile, arduo, nella storia dell'umanità e nella vita di ciascuno di noi. Ma il Signore è con noi, ci è vicino, ci guida. Il Signore ci porta a contemplare soprattutto il mistero della vita nuova, della sua risurrezione e della nostra risurrezione. Allora iniziamo questo cammino, che sarà un cammino di riflessione, di preghiera, che concluderemo poi in cattedrale meditando e approfondendo quel messaggio stupendo di Benedetto XVI, che è un inno alla gioia e ci aiuta a recuperare la dimensione fondamentale del cristianesimo, che è gioia. È una gioia non futile, non esteriore, non passeggera, perché è una gioia che scaturisce dal mistero del dolore e della croce, e per questo è una gioia vera. Abbiamo bisogno di immergerci in questo cammino, di recuperare questo senso vero e pieno della gioia. Quindi ci disponiamo a un atteggiamento di silenzio, di raccoglimento, anche se passeremo in mezzo a una città piena di voci, una città che sarà anche un po' stupita del nostro passaggio, nella confusione, nel frastuono, ma conserviamo il silenzio interiore, il raccoglimento, per meditare sul cammino di Gesù, che è il cammino anche della nostra vita.
Imitiamo, fratelli carissimi, le folle di Gerusalemme che clamavano Gesù Re e Signore, e avviamoci in pace. Inizieremo adesso la processione. Prima di tutto andrà lo striscione, siate sempre lieti nel Signore, che si posizionerà laggiù ai cancelli. E poi seguiranno le palme a destra e a sinistra, la croce, dietro la croce il Vescovo, poi i cantori e poi tutti noi. Possiamo cominciare a cantare e ci spostiamo. Okay.
Frato Leone, che adesso dirà lui dove vive e cosa l'ha portato qui. Ci testimonierà, come dice il Papa nell'ultimo punto del suo messaggio, come essere testimoni della gioia. Lo ringraziamo per la sua presenza e ci disponiamo all'ascolto. Ciao a tutti, sono l'invito che mi ha fatto Don Luca, il vescovo, a parlare a voi della gioia. È quello che ha cambiato la mia vita. Se mi vedete così è perché ho incontrato Cristo. L'ho incontrato e non l'ho più lasciato. Non è siate lieti nel Signore, siate sempre lieti nel Signore. Cioè, ci invita Cristo a non essere uomini e donne di, come le luci di Natale. Ecco, fondamentalmente ero allegro, ero lieto, ma non nel Signore. Cioè, quando vado a letto proprio sono gioioso. Perché? Perché adesso Gesù è sempre presente nella mia vita. Ho incontrato la gioia vera. E se prima, magari attraverso tanti difficoltà, incontravo Gesù a intermittenza, e allora stavo bene, poi andavo a dormire stavo male, mica. Ecco, Gesù non vuole questo da noi. Gesù vuole che noi siamo veramente portatori di gioia. E lo possiamo fare in tantissimi modi, con tanti gesti. Prima di tutto con la preghiera. È nel fare ciò che Dio vuole da me, la vocazione. Ecco, adesso non puoi già parlare perché deve fare l'impegno, no, sacerdozio, qualsiasi cosa. Ma fin quando voi non capite questo, allora vivrete una vita a metà. Sarete lieti, ma non sempre lieti. Quindi è un augurio che vi faccio. Thank you.
bianca le nubi ed è già cielo aperto. Acqua che scende deciso scavando da sé, l'argine per la vita, la traiettoria di un volo che sull'orizzonte di sera, tutto di questa natura una strada per te. Attimo che segue attimo un salto nel tempo, passi di un mondo che tende oramai l'unità, che non è più domani, usiamo allora queste mani, caviamo a fondo nel cuore, solo scegliendo l'amore il mondo vedrà che la strada sia. Potete venire anche avanti a sinistra, passo, prego, prego, venite avanti. Ora, su questa strada a noi, e si spalanca un cielo, un mondo che rinasce e si può vivere nell'unità. Che la strada si apre, passo dopo passo, ora, su questa strada noi, e si spalanca un cielo. Potete venire anche avanti, a destra e a sinistra. Si può vivere nell'unità. Nave che segue una rotta in mezzo alle onde, uomo che sta apre la strada in una giungla di idee, seguendo sempre il sole, quando si sente assetato, deve raggiungere l'acqua, sabbia che nella risacca ritorna al mare. Usiamo allora queste mani, caviamo a fondo nel cuore, solo scegliendo l'amore il mondo vedrà. Che la strada si apre, passo dopo passo, ora, su questa strada a noi, e si spalanca un cielo, un mondo che rinasce, si può vivere nell'unità. Che la strada si apre, passo dopo passo, ora, su questa strada no, e si spalanca un cielo, un mondo che rinasce, si può vivere nell'unità. Che la strada si apre, passo dopo passo, ora, su questa strada no, si spalanca un cielo, un mondo che rinasce, si può vivere nell'unità. Che la strada si apre. Potete accostarvi, c'è posto qui a sinistra. Giacomo, invito Giacomo giù in fondo a far venire tutti avanti, grazie. A sinistra, qui potete mettervi dove volete, qui davanti la prima fila. Bene, dopo questo percorso siamo qui ad ascoltare le parole del Vescovo, però le sorprese non finiscono qui, perché Eccellenza la invitiamo subito ad alzarsi, a venire davanti questo maxi schermo, perché c'è una sorpresa per lei. Quindi prima di iniziare la sua parola dobbiamo 3 minuti fargli questo piccolo regalo. Vediamo in silenzio questo video come dono al nostro Vescovo. Thank you.
fratelli e sorelle, in questa celebrazione, in comunione con la Chiesa Celeste, con la Chiesa che vive in Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli, Treia e con quella che è pellegrina nel mondo, invochiamo il dono dello Spirito Santo e imponiamo le mani per il ministero episcopale al nostro fratello Claudio, servo fedele della comunità ecclesiale. Benedetto XVI, in questa ricorrenza, ha voluto inviare un messaggio per sottolineare quanto la figura di padre Matteo Ricci, nobile figlio di questa terra, abbia saputo costruire un ponte tra l'Oriente e l'Occidente. Shine a light.
Questo è uno scherzo da preti a vescovi, insomma. Vabbè. Ovviamente sono un po' commosso, adesso non mi ricordo più quello che vi dovevo dire. Diciamo che in questi 5 anni ve ne ho già dette talmente tante che forse non c'è più molto da dire e sento davvero che il mio parlare, il mio operare in questa chiesa di cui sento il grandissimo affetto e a cui voglio infinitamente bene è davvero pochissimo rispetto a quello che il Signore sta operando, quello che sta seminando, quello che vediamo germogliare, quello che certamente fruttificherà. E vi ringrazio, ringrazio che ho avuto anche questo pensiero che si aggiunge ai tanti attestati di stima, di affetto che ho ricevuto in questi giorni. Ed una delle cose più belle, ricollegandomi anche a quanto ci diceva Padre Roberto, solo rispondendo alla chiamata del Signore, quella che Lui ha per ciascuno di noi. Quindi solo imboccando la strada che è tracciata per noi si può arrivare alla vera gioia. E mi ha molto colpito il messaggio del Santo Padre. È uscito 2 giorni fa, quindi forse non avete avuto il tempo ancora di leggerlo. Abbiamo ascoltato alcuni brani durante il cammino. Io vi invito in questa settimana santa non solo a meditarlo, ma a sottolinearlo, a estrapolare le frasi, a farle scendere, calare dentro il vostro cuore, perché ci dà la dimensione vera, la dimensione giusta, la dimensione autentica della nostra fede. Troppo spesso il cristiano viene disegnato con tratti oscuri, il cammino di fede viene interpretato come un cammino di chiusura, di tristezza, di sofferenza. Sappiamo che non è così, ma così ci dipingono, perché fa comodo. E dobbiamo quindi scrollarci di dosso questa immagine, ma prima dobbiamo scrollarla da dentro il nostro cuore, il nostro animo, perché davvero la gioia è il dono più grande, più bello, ma è tutt'altro che scontato. Spesso facciamo fatica a trovare la strada, facciamo fatica a rimanere fedeli, a vivere sempre nella gioia. Allora il Santo Padre ci indica la strada e ci dice alcune cose essenziali, ma chiarissime. Cioè, da dove nasce la gioia? La gioia nasce dal cuore di Dio. E il cuore di Dio ha disegnato la meraviglia dell'universo, del creato. Quindi basta vedere la gioia della creazione attorno a noi, nel suo ciclo di vita e di morte. Nello splendore della primavera, nel sole dell'estate, nei colori dell'autunno, nel silenzio, nella coltre di neve dell'inverno, nel mare, nelle montagne, nei fiori, nelle piante, negli animali, in tutto ciò che ci circonda è scritta un'opera meravigliosa che noi uomini moderni, con il nostro fare, con il nostro dominare, con la nostra tecnica, con la nostra sete di potere, primo non vediamo e secondo rischiamo di distruggere. La prima fonte della gioia è l'opera della creazione e pensate che Dio si è riposato per contemplare la sua stessa opera e ha voluto che il 7° giorno fosse il giorno del silenzio, fosse il giorno della contemplazione. Questo per prepararci a ricevere la gioia ancora più grande, non solo di un Dio che ci ha posto in un giardino meraviglioso, ma un Dio che viene a condividere la nostra vita, di uomini che fanno fatica a seguire la bellezza di questa opera, a interpretare il ruolo che Dio ci ha affidato a sua immagine e somiglianza. Facciamo fatica a capire anche la bellezza di quella comunione di amore in cui ci ha posto tra uomo e donna nella vita di relazioni sociali. E ci dice la Genesi che l'uomo si sentiva solo e Dio si è accorto di questa solitudine e gli ha donato una compagna.
E qui è nato il mistero più grande della creazione, l'opera delle relazioni umane. Perché se Dio è Trinità e comunione di persone, la cosa più bella è che noi viviamo e sperimentiamo la comunione che è in Dio nella realtà delle relazioni umane. E affinché questo non fosse prigionia dell'egoismo, dell'orgoglio, della superbia, che generano divisioni, violenze, guerre, Dio è venuto in mezzo a noi. E allora il Vangelo è un racconto di gioia e il Papa ripercorre il Vangelo con una lente di ingrandimento tutta particolare, quella che noi facciamo fatica ad utilizzare, la lente della gioia, perché tutto inizia nella gioia. L'annuncio dell'angelo a Maria è: rallegrati, piena di grazia. E la risposta di Maria è il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, il mio cuore esulta di gioia in Dio, mio Salvatore. E quando Maria ed Elisabetta si incontrano, i bimbi sussultano, danzano di gioia nel grembo. E Gesù, parlando ai suoi discepoli nel momento più alto, nel discorso finale, quando spiega loro che cosa accadrà a Gerusalemme, proprio in questo cammino che noi abbiamo intrapreso, dice loro: vi dono la mia gioia, la gioia vera, ed è la gioia della comunione del Padre, del Figlio, dello Spirito che Gesù dona ai suoi discepoli. E l'incontro con Gesù è per tutti, sempre, un incontro di gioia, perché è un incontro di libertà. Il Papa ricorda la vicenda di Zaccheo: voglio stare con te, entrare a casa tua. E Zaccheo sperimenta una gioia straordinaria e non ha più bisogno di niente, si libera di tutte quelle ricchezze che lo appesantivano e il suo cuore è pieno di gioia. Come è pieno di gioia il cuore dei discepoli che, dopo aver attraversato la passione, la sofferenza del Signore, essersi anche un po' persi e smarriti, dicono, soprattutto i discepoli di Emmaus, incontrando il Signore, ascoltandolo e poi avendolo a tavola mentre spezza il pane, non ci ardeva forse il cuore nel petto, non ci scoppiava il cuore di gioia. Ecco, la vita del cristiano è una strada di gioia, è una gioia però che non è a poco prezzo, è una gioia che ha i suoi gradini. Nell'esperienza umana ci sono 4 gradini. Il termine gioia li riassume un po' tutti, noi li smontiamo un attimo. La gioia viene spesso confusa nella nostra società con il piacere, cioè la soddisfazione dei bisogni più epidermici, di quelle pulsioni spesso istintive che ci fanno pensare che tutta la vita ruoti attorno a noi e che i piccoli o grandi piaceri sono la soluzione della nostra vita, e si confonde il piacere con la felicità, con la gioia. Ma il piacere è solo un modo attraverso cui assorbiamo energie che poi, non essendo orientate all'amore, si inaridiscono e invece di farci sentire meglio ci fanno sentire sempre peggio. Quanti giovani, no, passando lungo la strada ne abbiamo visti molti, forse di amici che conosciamo, e sappiamo anche le sofferenze, gli smarrimenti, il buio che accompagna la loro vita, perché in fondo il piacere non è una risposta, è un surrogato che alla fin fine tradisce, inganna e ci fa perdere la strada, ci fa perdere la bussola. C'è la gioia, intesa come piccole gioie, soddisfazioni, il Papa le descrive, sono tante, sono belle, sono quelle che ci danno piccoli piaceri, ma anche queste sono abbastanza effimere se non sono collegate a un altro grande valore, la felicità. Ciò che noi cerchiamo non sono le piccole gioie, è la gioia grande, ossia la felicità, quella che si installa nel nostro cuore come sentimento di pienezza e di bellezza della vita. La felicità è il gusto della vita. Ma la vera gioia è solo nel dare. Ci ricordano gli Atti degli Apostoli che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E questa è la gioia che Gesù ci ha dato. E Lui ci ha portato la vera gioia perché Lui la vita l'ha spesa totalmente, senza riserve. Ha accettato di attraversare la morte, di sconfiggere il peccato.
Ed è questa la strada che ci è proposta. In questa settimana santa attraverseremo anche noi questo percorso e ci renderemo conto delle nostre contraddizioni, delle nostre fragilità, delle nostre debolezze, ma non ci devono spaventare, perché il Signore le porta con noi, anzi, le ha prese su di sé. E allora questo giogo, questo carico è davvero leggero, è soave, perché sappiamo che mettendoci dietro a Lui, prendendo la croce con Lui, noi la vita non la perdiamo, ma la ritroviamo, e ritroviamo la vita vera. E questa felicità si compie solo nella beatitudine. Il livello più alto della gioia è la beatitudine, quella che ci fa vivere sempre tra cielo e terra. Anche adesso noi siamo tra cielo e terra, ma purtroppo spesso siamo molto zavorrati dai nostri peccati, dalle nostre preoccupazioni, dal nostro modo di vedere molto, molto ristretto. E allora finiamo per perdere di vista il respiro grande del cielo, la vocazione a vivere nella pienezza della gioia, nella beatitudine. E il Papa ci indica la strada dei comandamenti, perché ci tengono sulla via giusta, e poi ci richiama alla gioia più grande, quella della beatitudine. Siate sempre lieti nel Signore. E questo è un augurio che ci facciamo, e ce lo facciamo però senza illusioni e senza sotterfugi, dicendoci chiaramente che la gioia a cui noi puntiamo non è la gioia del mondo, è la gioia che viene da Dio e che può godere solo chi entra nel mistero dell'amore di Dio. E questo momento che viviamo insieme è un momento di grande gioia, lo abbiamo ricordato fin dall'inizio di questa serata. Adesso vorrei concludere sottolineando come il nostro cuore è colmo di gioia perché siamo stati con il Signore, perché siamo stati con il suo corpo che è la Chiesa, e lo siamo stati nel modo forse più bello, più significativo, tutti uniti insieme. Ho pregato tanto perché Gesù ci ha insegnato a pregare per l'unità, e come vorrei che davvero potessimo continuare insieme a camminare. E camminare insieme non vuol dire uniformare, vuol dire che ognuno continua con il suo percorso, con la sua esperienza, nella parrocchia, nelle associazioni, nei movimenti, perché c'è una ricchezza enorme, straordinaria, ma senza mai perdere di vista che nessuna esperienza è assoluta, e c'è una realtà che ci vede confluire tutti insieme, che è la Chiesa particolare attorno al Vescovo, con i suoi collaboratori, i sacerdoti, uniti al Santo Padre, che è il segno concreto e visibile dell'unità in Cristo attraverso il successore di Pietro. Ecco, questa è una grande gioia, perché la nostra unità è anche una grande testimonianza. Io penso che molti, che Macerata stessa, si sia molto interrogata vedendoci così uniti, gioiosi, dare questa bella testimonianza di una Chiesa giovane, di una Chiesa che non si nasconde e non ha paura, una Chiesa che vuole realisticamente affrontare il futuro, una Chiesa che vuole costruire il vero bene per ogni uomo e per la nostra società. E la società ha bisogno di voi, ha bisogno del vostro coraggio, ha bisogno della vostra gioia, ha bisogno della vostra creatività, ha bisogno di uomini e di donne nuove che sappiano costruire famiglie sante, che sappiano aprirsi a delle vocazioni disponibili ad andare là dove il Signore ci manda, a spendere la propria vita senza riserve e senza paure. Ecco, il Signore ci ha donato la sua gioia, ce l'ha davvero offerta con infinita gratuità, e noi lo ringraziamo, lo accogliamo e gli diamo una risposta senz'altro generosa di disponibilità, perché il Signore possa compiere anche in noi la sua opera di gioiosa salvezza, di felicità piena, di beatitudine. Vivete e portate la gioia a tutti. Sia lodato Gesù Cristo. La nostra riflessione, il nostro cammino diventano preghiera. Ci rivolgiamo al Signore che ci ha detto: chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. Quindi con umiltà,
ma anche con tanta fiducia ci rivolgiamo al Signore, invocando la sua presenza, la sua opera, il suo aiuto per le nostre necessità, le necessità della Chiesa e dell'umanità intera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Aiutaci, Signore, a riscoprire nel quotidiano la bellezza della fede e ad esserne testimoni coraggiosi. Non farci dimenticare le parole che il Santo Padre ci rivolse durante il temporale che si scatenò nella notte di veglia a Madrid. La vostra forza è più grande della pioggia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Grazie, caro Vescovo, perché in questi anni ha sempre saputo mettersi in gioco con noi giovani, incontrandoci, donandoci speranza e incoraggiandoci a seguire Cristo per dare un senso alla nostra vita. La sua presenza in mezzo a noi è una presenza viva, d'esempio, una presenza importante e in grado di condurci alla pienezza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, manca quasi un anno all'appuntamento della giornata mondiale della gioventù che si terrà a Rio, in Brasile, ma già sta crescendo in noi il desiderio di parteciparvi. Da Madrid siamo tornati più radicati, fondati e saldi nella fede, pieni di entusiasmo e consapevoli che la strada da seguire sia con te e verso te. Solo se ascoltiamo la tua parola, se viviamo nel tuo amore, potremo illuminare la nostra vita di una luce vera e piena. Aiutaci in questo cammino di preparazione che ci porterà a vivere la CMG a Rio, ad essere i tuoi discepoli e veri testimoni per condividere la nostra gioia e la nostra fede con milioni di altri giovani del mondo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, tu ci hai insegnato e testimoniato l'amore che non conosce calcoli, pregiudizi e rancori. Dona a noi giovani la sapienza del cuore, l'umiltà dell'ascolto, il coraggio di andare verso chi è lontano, diverso, incompreso. Insegnaci a prendere il largo, oltre le nostre paure e le nostre chiusure, per essere operatori e costruttori di una pace sincera, vera, secondo il tuo Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, ti presentiamo i nostri desideri, desideri di gioia e di felicità che hai posto nel nostro cuore, li affidiamo a te perché possano crescere e portare frutti belli nella nostra vita, nella vita dei nostri fratelli. Fa che il mondo ritrovi la via della gioia, ritrovi la forza della speranza, ritrovi la capacità di testimoniare la tua carità e fa che noi possiamo essere umili strumenti nelle tue mani, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ora insieme cantiamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato, che ci fa sentire ancor più uniti al Padre, fratelli tra di noi, a servizio degli uomini. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce,
fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Non potevano mancare gli avvisi, ma sono soprattutto ringraziamenti. Ci sarebbe da ringraziare dal vescovo all'operaio del comune, quindi c'è compreso tutto in questo, ma tutti coloro che hanno... Ringraziamo davvero il Signore per tutti coloro che hanno permesso questa giornata, per Lui che ci ha donato di viverla nella comunione. Quindi ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati per l'organizzazione, davvero da coloro che hanno animato nel canto, nel ballo, da tutti i gruppi, movimenti, associazioni, aggregazioni laicali, cammini di fede. Ringraziamo davvero il Signore per tutto. Ringraziamo per il dono dei 5 anni del nostro Vescovo Claudio tra noi e ringraziamo davvero tutti voi, ci ringraziamo a vicenda, da Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli Trei, i sacerdoti presenti, quelli che appunto hanno pregato per noi, tutti i sacerdoti, tutti gli educatori che vanno accompagnato qui, che sia davvero un augurio che ci scambiamo di una settimana santa di Pasqua di risurrezione, che il Signore rovesci via dalle nostre tombe vuote ogni pietra che ci tiene chiusi. Allora concludiamo questi ringraziamenti facendo 2 regali. Il primo al nostro vescovo e facciamo questo dono, perché 3 dei 5 anni sono stati caratterizzati dal cammino di fede, per cui regaliamo il libro, la raccolta di tutto il cammino dell'itinerario di fede per giovanissimi. Grazie. Una raccolta inedita, la prima stampata 2009-2012. Frutto del nostro lavoro e dell'intuizione e dell'ispirazione dello Spirito Santo. Ringraziamo di cuore anche a nome di tutti, penso, Padre Roberto, regaliamo a lui, diamo un piccolo pensiero, anche il libro delle nostre cattedrali, perché continui a pregare per ogni vicaria, per ogni giovane della nostra diocesi di Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli, Treia. E prima di ricevere la benedizione del Signore, vediamo un minuto del lancio della GMG di Rio de Janeiro. Poi riceviamo la benedizione del Signore e andremo nella pace. Per dire che sono aperte le iscrizioni da oggi, dal 23 al 28 luglio andremo a Rio de Janeiro, precedendo l'esperienza di Rio da una settimana andremo prima a San Paolo, faremo un'esperienza di missione a San Paolo del Brasile e poi a Rio de Janeiro, quindi dal 15 più o meno al 30 luglio 2013 cominciamo a mettere da parte i soldi. Sarà andate e fate discepoli tutti i popoli. Cominciamo già a pregare e a prepararci per il prossimo anno. Accogliamo adesso in piedi la benedizione del Signore. Il dono del Signore è la gioia e la pace.
e prima della benedizione ci scambiamo un segno, un dono della sua pace. Lo facciamo solo con il vicino, quindi senza far confusione, senza spostarci, con un bacio santo della pace, che è anche l'augurio pasquale che ci facciamo, che il Signore dona a tutti noi, ce lo scambiamo l'uno all'altro, senza spostarci, solo con chi sta alla nostra sinistra, alla nostra destra. Scambiamoci un segno di gioia e di pace. Ed ora riceviamo la benedizione dal Signore. Il Signore sia con voi. Dio che nella passione del suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spirito nell'umile servizio dei fratelli. Amen. Cristo Signore, che ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine. Amen. Voi che seguite Cristo, umiliato e sofferente, possiate avere parte alla gioia della sua risurrezione. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Testimoniate il Signore con la vostra vita nella gioia e andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Canto conclusivo è Tu sei santo. Tu sei santo, Signore Dio. Fai cose grandi, meravigliose. Tu sei il bene, il sommo bene. Tu sei il Signore, l'Onnipotente. Tu sei forte, tu sei grande. Tu sei l'Altissimo, l'Onnipotente. Tu sei presente, sei per sempre il mio presente. Tu sei santo, Signore Dio. Fai cose grandi, meravigliose. Tu sei il bene, il sommo bene. Tu sei il Signore, l'Onnipotente. Tu sei il trino e solo Dio. Tu sei il re del cielo e della terra. Tu sei bellezza, sei per sempre Dio bellezza. Tu sei santo, Signore Dio. Fai cose grandi, meravigliose. Tu sei il bene, il sommo bene. Tu sei il Signore, l'Onnipotente. Tu sei amore e carità. Tu sei sapienza e umiltà.